Ciao ragazzi, oggi vi spiego cosa ci è successo durante una nostra vacanza. Praticamente eravamo sotto un temporale forte, quindi una grossa quantità di acqua, che all'interno del camper abbiamo scoperto che si era creata una cascata. Tamponare con degli asciugamani inizialmente e abbiamo capito che c'era un entrava dalla guarnizione, quindi oggi andremo a sostituirla e lo facciamo assieme. Apriamo, vi faccio vedere da dove entrava. Praticamente entrava proprio da qua sopra, c'era una sorta di cascata e infatti andava a bagnare tutta questa zona qua. E qui si vedono appunto le zone dove è rimasto macchiato. Adesso andiamo a sostituire la guarnizione e poi questo qui lo metteremo a posto in un secondo momento, però l'importante è che non entri più acqua. Guarnizione si toglie così, si sfila, ok, era proprio ormai secca quindi non tiene più. Okay. Una volta che abbiamo tolta, qui doveva far tenuta, però ormai è secca e non tiene più. Andiamo alla guarnizione nuova, diamo una pulita da levare un po' di sporcizia. Ok. Da non lavorare sullo sporco. Ok, ora guarnizione nuova, si inizia in un punto. Possiamo andare a mettere schiacciando bene, facendo anche bene le curve, molto importante le curve. Qui sono le classiche guarnizioni da portiera da auto, quindi basta cercare in internet e si trova su Amazon. Amazon, sì. Purtroppo non le vendono su misura, ma o magari qualche sito che le vende su misura c'è, ma noi non l'abbiamo trovato. Non l'abbiamo trovato. È sempre è meglio però prendere un pochino in più, tanto serve. Ok, sempre. Arrivati qua, prendiamo le forbici e andiamo a tagliare centimetro in più di quello che servirebbe. Che servirebbe. Ok. Un po' durino. Un po' durino semplicemente perché ci sono i pezzettini di ferro. All'interno ci sono i pezzettini di ferro. Bisogna tagliare questa parte dritta, ok? In modo che poi li andiamo a appiccicare bene con un goccio di silicone o ok. Vediamo anche questa parte bene dritta. Ottimo. Andiamo a incastrare, poi qui metteremo un goccio di silicone così e adesso andiamo a schiacciare bene.
così rimane ben aderente. Ok, perfetto. Guarnizione nuova. Ok, perfetto. Ok, ora proviamo a chiudere. Dovremmo sentire un minimo di pressione. Esatto, vedete? Vuol dire che la guarnizione sta andando a fare tenuta bene. E prima sto lavoro qua non lo faceva. Entrava tutta da di qua. Di qua entrava e ha fatto un disastro. Adesso è un po' dura, ma logicamente, perché è nuova. Perfetto. Okay, il lavoro è terminato. E spero che anche questo video vi sia piaciuto, può essere utile a qualcuno. E se vi è piaciuto iscrivetevi al canale per altri video. Ciao, grazie.